sarà un'opera di demolizione vera e propria con un'attenzione in più dovuta al fatto che questo ex inceneritore è praticamente attaccato al canile e al gattile, quindi dovremo stare attenti a non disturbare gli abitanti, diciamo così, vicini, e quindi stiamo cercando di capire come agire, certamente non utilizzando esplosivo, quindi come agire in modo tale da non arrecare danno a questi ospiti. La demolizione del manufatto, ancorché il manufatto di per sé sia bonificato, sia stato bonificato da ERA, ha comunque un costo per l'amministrazione, aveva un costo per l'amministrazione significativo che sfiora i 700.000 euro. Quindi abbiamo cercato di approfittare del concorso finanziario che la Regione, tramite dei bandi, l'assessore Gazzolo ha a un certo punto messo a disposizione, quindi abbiamo presentato un progetto di massima per la demolizione che ci è stato cofinanziato dalla Regione per tre quarti, al 75%. Oggi ci consente questo di fare entro l'anno il progetto esecutivo per la demolizione e procedere poi nei prossimi mesi proprio con la demolizione fisica di questo manufatto, che ovviamente è del tutto incongruo rispetto alla fruizione del parco in una zona che è abbastanza delicata, perché è anche vicino al depuratore dell'acqua di ERA. Noi contiamo di aggiudicare i lavori, quindi di completare le procedure di gara entro il 2017 e di avere la demolizione completata entro il 2018, quindi direi che insomma nel giro di un anno non esisterà più l'ex inceneritore. Rischi particolari non ci sono, anche perché comunque il manufatto esterno era già stato interamente bonificato, quindi si tratta solo, diciamo, di demolire i muri che attualmente sono presenti e poi analizzeremo il terreno per scongiurare l'ipotesi di inquinanti ancora presenti sui terreni. Intervento che sta dentro un quadro più complessivo di politiche della Regione Emilia-Romagna finalizzate a migliorare la qualità ambientale della nostra regione, ridurre la produzione di rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e ovviamente recuperare aree dismesse o aree ambientalmente compromesse.